ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video! Barcellona Juventus 0-0, partita che si è conclusa ieri e come sentite io da Juventino abbiamo contento che abbiamo vinto! Allora, parliamo della partita. La Juventus non ha giocato molto bene quando ha fatto a Torino. Perché? Ma vi dirò perché. Perché la Juventus ha avuto un sacco di chance e non le ha potute sfruttare. Il Barcellona ha avuto molto più chance di noi. Ha sfruttato le chance, ma poi non è riuscita. Cioè, il problema del Barcellona è che aveva il pallone, arrivava vicino alla porta di Gigi Buffon e poi non ci riusciva a segnare. Pure Messi ha sbagliato, non ha segnato a porta vuota, Cioè io mi chiedevo, ecco il gol del Barcellona, ecco il gol della vittoria, ecco il gol di bla bla bla. No, non ha segnato, ero sorpreso. Poi Dani Alves che si è messo a salutare la gente quando la partita stava iniziando. Ma fallo a fine partita. Comunque, io vorrei dire che io ho avuto paura della partita di oggi. Perché pensavo che il Barcellona facesse una seconda rimontata. E la poteva fare ieri. Non pensate che non la poteva fare, ragazzi. Perché il Barcellona è capace di tutto. È capace di tutto il Barcellona. È capace di fare la rimontata col PSG. Ha fatto una rimontata anche quando stava perdendo 5-3. Cioè, vi ricordo conto di che squadra è il Barcellona. Abbiamo avuto molta fortuna. Quando hanno pescato il Barcellona dalla squadra, a Tortolina. E ho detto, ma usciamo dalla Champions. E non è successo. Io pensavo che finivo 2-0 Barcellona, al campo 1-0 Barcellona, tic-tic-tic-toc. No. Ha vinto la Juve. E sono molto contento. Sono sorpreso che la Juventus sia riuscita a farlo. E quando il Barcellona attaccava ieri, la Juventus aveva una grandissima difesa. Cioè, Buffon era mostruosa. La Juventus, secondo me, giocare così contro il Real Madrid, se possiamo beccare Monaco, Real Madrid e... chi era Atletico? Atletico, non lo so. Sì. E queste squadre possono batterci. Il Monaco non si può battere. Forse può batterci, ma penso che no. Monaco perché troppo forti. Va bene. Adesso vediamo chi abbiamo per il video di stasera. Forza Juve.